Amici sportivi, buonasera e bentrovati. C'è l'applauso anche ad accompagnare l'anteprima di questa nona puntata di Ne parliamo da Di Maro con il Napoli e con Antonio Conte, che di fatto ha svelato le carte dello staff tecnico mai tanto numeroso e dettagliato a ricoprire ogni posizione, ogni ruolo e con una garanzia di fatto, perché le parole di Lele Oriali, che è coordinatore dello staff tecnico, sono state molto rassicuranti, hanno fatto presa sulla piazza Madonna della Pace. Non c'è stata tantissima gente, diciamolo, quest'anno qui in Trentino, però quelli che ci sono tuttora riescono a farsi sentire. C'è entusiasmo, c'è la convinzione che il progetto sia quello giusto e c'è alla fine la rassicurazione di un ex campione del mondo che dice: io vengo dal nord, però mi avete già fortemente conquistato e questa passione in un modo o in un altro va ripagata, quindi ce la metteremo assolutamente tutta per dar soddisfazione a questa piazza e a questi tifosi. Quindi riascolteremo i passaggi di questo incontro in piazza Madonna della Pace con i giornalisti che sono stati nuovamente protagonisti, hanno fatto le domande, hanno risposto tutti quelli dello staff. C'è anche uno zoccolo duro torinista, perché Stellini è stato calciatore del Toro, perché Elvis Abruscato è stato un ottimo attaccante e bomber in maglia granata, e anche Mauro Sandreani, che però la sua impresa la fece nel giugno del 1994, riportando il Padova in Serie B a distanza di 32 anni in una storica finale, uno storico spareggio di Cremona contro il Cesena, e in un modulo molto arroccato a difesa della propria metà campo, 5-3-2. Comunque Sandreani, anche lui è una garanzia tecnica di questo Napoli. Sono andato già abbondantemente oltre, ma pedalo da questa mattina, perdonatemi. Quindi break pubblicitario e poi dopo spazio ai nostri opinionisti e spazio anche a voi qui in platea, e l'applauso è proprio per voi. Pubblicità e partiamo. Eccoci qui, buonasera a voi. Buonasera. Amici sportivi, numerosi qui in teatro, numerosi quelli che ci stanno seguendo in queste sere, in questo lungo racconto da casa, e ci sono naturalmente, c'è anche lo zoccolo duro dei social, che sono il presente, l'attualità e anche il futuro delle tendenze e delle abitudini. Ottavo appuntamento, il nono, scusami, aiutatemi. È l'ottavo appuntamento di Ne parliamo da Di Maro. Il Napoli continua a correre, a faticare, e in più Antonio Conte ci ha presentato lo staff tecnico mai tanto nutrito della Società Sportiva Calcio Napoli, con la garanzia di Lele Oriali e con tanti altri dignitosissimi lavoratori del pallone. Buonasera e bentrovata di Ilaria Mennozzo. Ciao Ila. Buonasera a te, buonasera a tutti. Allora, subito gli ospiti del nostro parterre alla mancina, per Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Ciao Fabio. Ciao a tutti. Responsabile delle pagine sportive del quotidiano Il Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. È come se fosse in guerra, perché oggi è stata una giornata così, ha deciso anche di indossare i colori giusti. Sì. C'è anche l'elmetto incorporato. Ha anche l'elmetto incorporato ed è stato anche capitano del Napoli della rinascita. Gennaro Scarlato, buonasera. Ciao Gennaro. Ciao a tutti. Buonasera. Poi io ti dico la verità, non avrei voluto e non volevo fossi solo tu ed io a sudare in questo clima torrido del teatro, ma siamo ottimamente accompagnati. Innanzitutto siamo onorati di avere qui il questore di Trento, che è napoletano che è tifoso del Napoli, questo lo possiamo dire. Lo salutiamo con un grande applauso, il dottor Maurizio Improta. Buonasera. Grazie dottore, grazie a voi. Per la disponibilità, ci accompagnerà in questo primo blocco estate di parole. Ci siamo incontrati sul campo a margine del primo test amichevole ed è un gran piacere averlo qui in compagnia anche di Italia Mele. Ciao Ita. Buonasera. E poi è uscito un centrocampista abbastanza rude, molto direi, abbastanza rude come Francesco Montervino. È entrato un centrocampista dai piedi molto raffinati, è vero o non è vero? Era assolutamente vero. Che ha vinto una marea di campionati. Salvatore Ambrosino, ciao Salva. Ciao, buonasera. E oggi allenatore di successo. Scusami, Illa, prego. Tranquillissimo, saluta con me, ringrazia insieme a me chi? I nostri sponsor. Sponsor. E te li elenco tutti adesso. E sono l'AutoE, concessionaria DR a Napoli, MOMA per localizzazione H24, DS Glass contenitori in vetro da oltre 70 anni, L2 Ceramiche Studio Leone, Fruit Village, villaggi in Italia e all'estero, DTF Italia, nuovi sistemi di riscaldamento e climatizzazione, Luigi Fusaro Napoli, casa fondata nel 1893, Zomiguana, il più grande spazio
spazio dedicato agli animali, Carsel Tappezzeria Alta Moda Automotive, Lello e Rocco Outlet Grandi Firme, Dorta SPA, la disinfestazione dal 1937, Centro Diagnostico Teo del dottor Giampiero Cangiano, Puerto Svago, franchising di agenzie di viaggio numero 1 in Campania, Farmacie di Lullo, professionalità, competenza e cortesia al vostro servizio. Un applauso. Grazie, grazie ai nostri amici sponsor. Cominciamo subito perché devo ottimizzare i tempi, anche perché al break pubblicitario libereremo il dottor Improta. Le domande, quelle tecniche, quelle settoriali, no, quelle settoriali le lascio agli altri. A me interessa un'altra cosa, cioè la cosa più importante della serata è come vanno le cose, come è stato questo ritiro, come, insomma, come procede, qual è la sensazione dell'appassionato tifoso vedendo i ragazzi che hanno rimesso la gamba anche faticosamente, stanno provando a rimettere la gamba faticosamente a posto, visti i carichi di lavoro che impone Conte. Esatto, stiamo sudando tutti, quindi noi appresso a loro insieme agli altri. Però... Bene, c'è una bella presenza, ci sono tante persone, stiamo cercando di dare il nostro per garantire un po' di tranquillità a chi viene qui in Trentino, specialmente a Di Maro. Abbiamo un rapporto ottimo con la security del Napoli, con la stessa società, per cui si lavora bene con loro, come l'anno scorso. Come l'anno scorso. Domande? Perché so che sicuramente anche con Salvatore Cagliazzi abbiamo affrontato il discorso sapere della sicurezza. Volevo sapere dal questore chi vince a 3-7 di solito col presidente De Laurentiis. Siamo 1-1. Ah, questa è la quindi, notizia. Sì, una grande notizia questa. E vedremo nelle prossime ore gli sviluppi. Sa perdere a 3-7? Tranquillamente. Non lei, il presidente. Tutti sanno perdere. Noi tifiamo per lei questo. No, assolutamente. Io tifo per lei. Le carte vanno e vengono. Le carte vanno e vengono. Come i campionati, come i gol, quindi loro poi sono esperti, sanno bene come funziona. Vedi, può darsi che il presidente abbia preso questo passaggio proprio dalla chiacchierata con il questore, quando dice si vince e si perde, poi si gioca in 20. E c'è chi arriva secondo, e il secondo non è fesso, perché è il primo di quelli che non vincono. È nell'alternanza delle cose. Uno arriva, poi gli altri devono essere bravi a inseguire e a mantenersi. Però Conte ha risposto su questo, sai, oggi? Sì, oggi ha parlato dell'intervista... chiaro. Ragazzi, riusciamo a dare un po' di audio in teatro? Nell'intervista perché... rilasciata alla RAI, Conte ha commentato anche il discorso fatto dal Presidente in relazione all'arrivare ai secondi. Ha detto sì, le considerazioni però vanno fatte anche quando si vince. Torna sempre su questo punto perché lui, analizzando tutto quello che è accaduto lo scorso malaugurato anno, ha dato molta responsabilità alla cattiva gestione di una vittoria. Ma lei come l'ha visto De Laurentiis? Motivato, sereno, un po' rilassato perché Conte sovraintende? Lo vedo come sempre e comunque lo vedo tranquillo perché si è affidato a dei professionisti di livello e comunque attento alle questioni interne ed è una persona che conosce i meccanismi e sa quali sono le regole del gioco. D'altra parte non può essere altrimenti. Certo, certo. Recupero Fabio Mandarini che senz'altro avrà una curiosità. Poi riporto anche i tecnici al centro del discorso perché i tecnici hanno assistito un po' alla presentazione di questo staff molto molto nutrito, dettagliato, ognuno al suo posto per fare quello che sa fare. Fabio. Allora, intanto gli onori di casa con il dottor Improta. L'anno scorso abbiamo aperto insieme il ritiro, eravamo veramente da soli, sì. Io arrivai leggerissimamente in anticipo. E trascorsi una mattinata piacevolissima con lui. Esatto, stranissimo, tra l'altro. Vabbè. E mi colpì insomma la sua anche competenza sia tecnica che dell'ufficio facce. Cioè lui dice mi piace l'espressione di Simeone, mi ricorda era molto. Allora lei quest'anno che ha sicuramente frequentato più di noi lo Sport Hotel, come ha visto Simen, come ha visto Simeone, che erano poi i due uomini di punta della sua classifica dell'anno scorso? Ma veramente li ho visti tutti molto impegnati e sul pezzo e anche questo fa parte dell'organizzazione che è stata data. Mi sembra che sia il modo migliore per iniziare un ritiro. Poi quello che accadrà, quello che potrà essere secondo me per professionisti, ma questo vale anche nel mio settore,
Cioè, se io fra un mese dovessi sapere, o fra due giorni, di cambiare, non lascerei le cose scivolare così. Fino all'ultimo giorno si sta sul pezzo. E se uno è un professionista lo fa fino alla fine. Poi quello che il futuro riserverà, ma non si può stare con, né con i musi né con le facce appese, mai, assolutamente. Certo. E non mi sembra di averne vista. Silver ha fatto un assist, dottore, perché dalle dichiarazioni di oggi che Conte ha rilasciato alla Rai, al di là di quello che giustamente ricordava Italia, mi ha colpito subito il fatto che lui si sia messo immediatamente a capo di questa sezione manageriale, no? Perché lui veramente si è definito manager. Lui oggi ha fatto il manager perché ha chiarito di essere arrivato in una situazione. La domanda è: ha trovato una condizione fisica e mentale diversa da quella che si aspettava? E lui ha risposto dicendo: c'è una situazione non alta, ma media. C'è tanto da lavorare. La mancanza della Champions, da un lato, comunque delle coppe, da un lato ti dà la possibilità di avere sempre, di lavorare sempre sulla settimana tipo, e quindi, però dall'altro, questo è un monito, questo è un segnale che ha lanciato, dall'altro ti toglie la possibilità di costruire una rosa adeguata alla Champions. Non c'è la Champions, ma la rosa deve essere comunque buona lo stesso. Quindi lui oggi ha chiarito dei punti. Sì, sì. Si aspetta qualcosa. È vero, verissimo. Ma si aspetta qualcosa anche in virtù, scusami Silver, prego, del saluto finale a Giovanni Manna, no? Quando tutto lo staff era al completo e ha ricevuto le domande, ci si era dimenticato di questo giovane direttore sportivo nato nel Cilento, quindi anche lui della nostra terra. E Conte ha fatto una battuta nel finale: gli stiamo facendo passare i guai, perché secondo me tra cessioni che bisogna velocizzare e acquisti che devono entrare, il povero Manna ci sta capendo veramente poco dal punto di vista della pressione, ma sicuramente ha un'ampia veduta. Ha un tavolo bello pieno di questioni da fare. E infatti ha detto proprio questo Conte anche nell'intervista, cioè ha detto: questa è la fase in cui valuteremo chi deve restare nel Napoli, certo, e chi deve andare a giocare altrove. Certo. Diamo qualche indizio, poi vado da Salvatore Gennaro, perché l'aspetto tecnico deve essere preeminente, come è giusto che sia. Qualche segnale, ad esempio quello di Ostigard, che potrebbe, Ostigord, che potrebbe essere in uscita verso, non lo so, verso la Francia, verso il Rennes, verso la Ligue 1. Però lui in questo momento non è molto convinto di andare. Della destinazione? Ha frenato Ostia. Okay. Napoli c'ha l'accordo con il Rennes. Il Napoli ha già l'accordo con il Rennes. E poi ancora Lindstrom, che tra i vari esterni d'attacco, questo è il partito mandariniano, cioè voi sapete che sono formati degli schieramenti, a un certo punto Montervino ha cominciato a sfarfallare le scorse sere, che dice: esce Raspadori, esce quest'altro, Politano ha detto che siamo soltanto all'inizio, e il mercato, certo, è vario e imperscrutabile, però Lindstrom potrebbe essere... Aveva anche detto che avrebbe vinto l'Inghilterra lì è stato sfortunato, no, comunque Lindstrom potrebbe essere veramente il primo. Napoli e Everton hanno l'accordo, okay, quindi adesso deve trovarlo soltanto lui e i suoi agenti con l'Everton, ma diciamo che è un'operazione virtualmente chiusa. Definita. Scarlato e Salvatore Ambrosino, per il vostro esordio questa sera in trasmissione, staff tecnico molto nutrito, persone che voi immagino conosciate anche, perché ad esempio c'è lo zoccolo duro, anche ex del Toro, Stellini, sì, Abbruscato, sì, e l'ottimo Sandreani. Che è comunque un grande allenatore dalla grande storia. E poi c'è Tiberio Ancora, che ha vinto un campionato con la Casertana, era allenato da Tobia. Vinse un grande campionato stagione 95-96, guarda un po' dove vi ho riportato, quindi anche trascorsi qui nella nostra terra. Maiuri, che è un ragazzo napoletano che ha lavorato con Tudor, match analyst. Gianluca Conte, per il quale Antonio Conte dice: io sono per la meritocrazia, cioè non è che spendo parole neanche per mio fratello, che però ha volontà e vuol far bene. E il preparatore dei portieri Lopez, che rimane. Cacciapodi, che rimane, perché dice lui: perché uno che è bravo deve andare un altro napoletano, tra l'altro prodotto del settore, del settore e poi ha fatto tutta la trafila negli, esatto, ultimi anni sempre in prima linea. E poi vi chiedo, ex calciatori, uno come Oriali, che cosa significa secondo voi? Ma significa tanto, a parte per
per il calciatore che è stato, per il dirigente, per la personalità, lo vedi che è molto silenzioso, che gira per il campo, molto anche taciturno secondo me quando passa all'esterno. Io l'ho visto che, ma non solo lui, un po' tutti, anche Sandreani, abbracciano i giocatori, gli vanno vicino, gli parlano, questo sono segnali importanti perché il calciatore sente la fiducia dello staff. Staff ben diviso, io ho notato che Stellini e il fratello di Conte Gianluca si occupano della difesa. Ha bruscato il mister e Sandriani si occupano del centrocampisti e attaccanti, quindi stanno lavorando bene, stanno lavorando con la massima decisione, il massimo impegno. D'altronde ha detto anche lui che la situazione non era proprio ottimale sotto l'aspetto psicofisico, quindi stanno riprendendo un po'. Stamattina hanno fatto un lavoro incredibile, fatto di forza, di cambi di direzione, e stanno lavorando tanto. Dai, Salva, tutto questo, poi puoi rispondere su Oriali, ma tutto sto lavoro di forza. Io faccio innanzitutto una considerazione che è stata una condizione importantissima, il fatto di avere uno staff di livello, perché se noi ricordiamo gli anni precedenti, il Napoli aveva il match analyst di casa, il preparatore dei portieri di casa. Invece Conte l'ha messo proprio come condizione per poter lavorare in un certo modo. È uno staff numeroso, quindi parliamo anche di contratti comunque importanti, e fa capire proprio il segnale che ha voluto dare De Laurentiis affinché le cose vadano in un certo modo, cosa che magari nell'anno precedente non c'è stato. Eh beh, dottore Improto, ad un certo punto se accetti la condizione, cioè se accetti Conte devi accettarlo fino in fondo, quindi mi riferisco al mercato, ai collaboratori. Io penso che non c'è da accettare Conte, c'è da fare un ragionamento in un momento che è un punto di non ritorno, di organizzazione e di serietà nell'organizzazione. E quindi significa, avendo scelto e avendo corteggiato questo allenatore e tutto il gruppo di lavoro che sta con lui, che c'è la voglia di organizzare seriamente un lavoro, non che in passato non lo sia stato, ma farlo in maniera diversa, perché è un'opportunità che probabilmente difficilmente potrebbe realizzarsi in futuro a condizioni analoghe se non peggiori. Condivido ed estendo, è il momento di fare lo switch, cioè ci siamo. Già lo hanno fatto switch con queste, facendo queste scelte qui. Queste scelte, okay, qui, e queste io dico, sono lo switch. Quello. Perché quello, vedi, anche la figura di Oriali in questo staff, che dice io sono il responsabile della gestione, perché si è autodefinito, e quindi abbiamo precisamente finalmente il suo ruolo. Certo. Noi lo definivamo sempre coordinatore dello staff. In realtà no. Prima Conte ha detto il mio braccio adesso, lui oggi ha detto sono il responsabile della gestione sportiva della prima squadra, cioè una cosa che negli anni precedenti era delegata sempre al direttore sportivo. Quindi è come se oggi il Napoli, non è come se, oggi il Napoli ha persone che si occupano di settori precisi in totale e assoluta autonomia, e che permettono ad altre persone che magari hanno le stesse competenze, vedi il direttore sportivo, di dedicarsi solo ed esclusivamente a quello che è la questione affari, uscite, entrate, acquisto, scouting, eccetera eccetera. Mi ha colpito anche su questo palco, sono in totale 12 questi membri dello staff, ci sono anche due, un preparatore, un vice preparatore dei portieri, mai visto negli ultimi anni, e un altro preparatore atletico, mai visto in questi anni, provenienti dalla primavera. Quindi si cominciano anche a sfruttare, oltre ad aumentare le competenze, si cominciano a sfruttare anche quelle che sono le risorse in casa. Infatti volevo aggiungere una cosa. Leggo ultimamente appunto che c'è stato una call tra Grava e De Laurentiis proprio per riorganizzare il settore giovanile. Santoro. Con Santoro, perdonami, che lui nasce come scouting negli anni precedenti. Questo fa sì che dimostra il cambiamento, perché oggi si parla di un Napoli under 23 come c'ha la Juve, il Milan che farà quest'anno, l'Atalanta, la Juve, quindi la Juve nel girone del Giuliano, nel girone cilano, nel girone meridionale. Quindi questo sta a dimostrare che ci vuole un cambiamento, e questo perché noi parliamoci chiaramente, il sud è una fiocina di talenti, e noi perché dobbiamo permettere a questi talenti di
di andare al nord e non tenerci di casa. Non giocarsi le carte. Stai parlando con due ragazzi che sono stati 5 anni nel Napoli giovanile, certo, fino alla primavera, dove arrivavamo sempre in finale per vincere lo scudetto. Perché non possiamo, perché oggi dobbiamo vedere il Napoli in primavera 2, non in primavera 1 a lottare. Con tutte le cose belle che mi raccontavi, vedendo i Russo, Iaccarino. Certo, infatti sto vedendo dei ragazzi durante gli allenamenti veramente validi, come Russo e Iaccarino, che mi hanno veramente impressionato positivamente. E credo che per loro ci sarà un bel futuro, perché hanno delle qualità importanti. No, dicevo, il paradosso dello switch, no? del cambio di marcia, se tu pensi che nell'estate del 2022 stavamo parlando di una squadra che andava rifatta e che nessuno sapeva a cosa sarebbe andato incontro, via Insigne, via Mertens, via Koulibaly, via Ospina, via Fabian, che ha vinto, che ha vinto, mancava signor Mere, lo voglio sempre bene, carissimo, voglio bene a tutti. Sì, no, hai fatto bene, ce l'avevamo dati appuntamento questa sera, però non mi pare tu sia simpatico al leoncino che abbiamo di guardia al teatro, caro sombrero. Rimani un attimo lì, tra poco ti coinvolgiamo anche con il palmare che girerà tra il pubblico, vecchio marpione che non sei altro. Vai. Arrivarono Camara e Kim a sostituire due pezzi forti, no, della difesa, Koulibaly, Kim e Camara, Insigne. Non si sapeva dove arrivava quella squadra, ha vinto lo scudetto, si erano creati le basi per aprire un ciclo che poi si è chiuso l'anno scorso, incredibile, e oggi dobbiamo parlare di switch e di rivoluzione, perché Conte ha portato una rivoluzione sotto tutti i punti di vista, perché l'anno scorso, mi dispiace per Meluso che lo presentarono anche qui, sembrava chissà cosa dovesse fare e poi non è riuscito a farlo. E oggi finalmente arriva un allenatore manager che rimette le cose a posto, rimette ognuno al ruolo giusto, giustamente diceva Fabio Di Lello Oriani, no? Che certo, è il coordinatore della prima squadra. Qualsiasi problema avranno i giocatori. L'anno scorso doveva andarlo a dire chissà chi o forse a nessuno. Oggi 3-4 interlocutori avevano l'anno scorso, perché sì, si divideva. E ognuno di questi 3-4, bisogna, secondo me, però sottolineare che è stato il presidente e la società a fare questa scelta. Assolutamente. Certo. Lui non l'ha subita. L'ha fatta. L'ha fatta, e lo switch è partito dalla società. Assolutamente. Che si è comportato da impresa. Certo. E un'impresa deve essere organizzata con soggetti che coprono determinati settori. Certo. Quindi sono scelte imprenditoriali di un grosso imprenditore con esperienza. È naturale, così, è proprio così. Voglio approfittare ancora della presenza del questore per fare un paio di considerazioni che sono anche legate alla Marcord, perché qui quest'anno non c'è stata la partecipazione numerosissima di qualche anno fa, perché anche, ragazzi, non giriamoci attorno, a parte la congiuntura economica e la spesa che è notevole, ma anche il fatto che il ritiro, la preparazione sia bipartita, la possibilità di andare a Castel di Sangro, che è più vicino, per chi è più vicino, insomma, è anche più comodo, ed è logico e comprensibile. Qualche anno fa, ad esempio, io ricordo quando andò via, o meglio, quando fu pagata la clausola per Higuain, ma vi ricordate il clima caldissimo che si scatenò anche in questo teatro, quando per poco non si arrivò anche al contatto tra i tifosi o addirittura qui con il palco. Oggi c'è una grandissima presenza dello Stato, di forze dell'ordine, c'è questa collaborazione strettissima con gli steward della sicurezza del Napoli, però mi pare in un clima veramente... Attenzione, io ho 12 ritiri in questo momento contemporaneamente. Mamma mia. C'ho il Napoli, il Genoa, il Venezia, il Verona, il Sassuolo, il Torino, il Modena. Sabato, 4 partite contemporaneamente. E i servizi che facciamo qua li ho dovuti organizzare a Moena, a Pinzolo, a Ronzone, a Rovereto. Caspita, quanti uomini questo? Ciao. Quello che serve. No, ci sono riuscito una volta a tirarlo qui. Però è anche vero, immagino che lei sia d'accordo su questo, che
un po' il concetto della, ovviamente, motivi di ordine pubblico, sappiamo tutto, un po' la militarizzazione eccessiva che in Italia c'è quando si svolgono eventi sportivi, dalle altre parti non funziona proprio così. Non sarebbe auspicabile arrivare ad un punto tale per cui magari le forze dell'ordine siano destinate a fare il loro compito e le società e i club si dedichino invece alla gestione anche in termini di sicurezza dell'evento? Italia, non mi porti su una polemica che non mi appartiene, perché il personale che voi vedete è personale destinato proprio ai servizi per l'ordine pubblico. Poi ci sono gli agenti della questura che partecipano alla parte degli ingressi, al controllo degli ingressi, alla sicurezza dell'ambiente, e non è che veniamo dissolti da altro, noi facciamo tutto perché questo è quello che ci compete. Se le divise danno fastidio perché si pensa di essere militarizzati, è un problema di chi sente il fastidio. Per me è un valore aggiunto che garantisce anche, lo devo dire la verità, nei luoghi turistici un aumento del PIL in termini di sicurezza, perché dove c'è sicurezza e si vede sicurezza la gente sente più tranquilla. Senza dubbio, però visto piove. Che parliamo di sport, sarebbe bello che non ci fosse tanta allora, curiosità. Allora, perfetto. Notizia per voi altri, ma è nota: sabato ci sarà un amichevole a Moena tra il Genoa e il Venezia. Abbiamo chiesto e ottenuto il divieto di trasferta dei tifosi del Venezia, perché lo scorso anno è un amichevole. E certo, perché quando mi si presentano a Moena 1250 genoani e da Venezia me ne devo arrivare 500, non stiamo né al Maradona, non stiamo all'Olimpico, non stiamo a San Siro, devo gestire una partita con 2000 persone su un prato. Quindi diventa complicato. Non ci piove. Quindi o è l'organizzazione anche degli amichevoli che va fatta, ma non è che possiamo andare a giocare al Maracanà gli amichevoli, con modi e maniera. Lo scorso anno a Pinzolo, Modena e Torino, le tifoserie si sono incrociate e siamo dovuti intervenire con delle cariche e fare 40 DASPO per un'amichevole estiva di preparazione. Quindi noi non militarizziamo, facciamo il nostro lavoro per cercare di garantire a chi è venuto a farsi delle giornate in serenità di fare la vacanza e di stare dietro i propri beniamini. Perché... non c'è dubbio, assolutamente, però l'auspicio deve essere dietro. Vuoi far andare il questore a fare sta sfida a 3-7 col presidente o no? Perché la è una cosa incredibile. Sai cosa ha detto Gia? Abbiamo parlato quasi un'ora e mezza a lei, ha detto stasera non ce la faccio, meno male. Comunque, io la ringrazio di cuore. Perché io ringrazio voi. È stato un piacere immenso averla qui, ma sarà un 3 su 5 come succede nel tennis a Wimbledon? Ma io posso tenere pure il pareggio e far passare le giornate. Anche il pareggio. Sì, oggi ad Oras la notizia è questa: è 1-1, partite a 3-7, la storia del 3-7 con il presidente De Laurenti. Una volta c'era Ancelotti, ora capita a quest'ora. Grazie. Grazie di cuore, un applauso al questore. Grazie. Di Trento, Maurizio Improta, è già pronto Massimo Golini, quindi c'è già staffetta prontissima. Sì, ritroviamo tra pochissimo, sì, qui in diretta con noi parliamo di Di Maro. Sali, sali. Pubblicità. Passate. Eccoci, eccoci ritrovati qui in diretta con Ne parliamo da Di Maro. Stanno arrivando tantissimi tifosi, tra poco abbiamo il consueto angolo del tifoso, certo, che certo. Accomoderanno qui sul palco insieme a noi, ma intanto noi andiamo a regalare un'altra gioia a chi ci segue, perché Puerto Svago fa un altro regalo ai nostri telespettatori: Miami più crociera MSC Sea Escape ai Caraibi dal 16 al 27 agosto con volo da Napoli. Devi sapere la temperatura è quella che più o meno c'è qui sul palco adesso. Comunque la combinazione perfetta per una vacanza perfetta: il sole e l'atmosfera rilassata della Florida e il relax di una crociera MSC ai Caraibi vi aspettano. E ovviamente il tutto può essere prenotato in tutte quante le agenzie Puerto Svago, che sappiamo essere tantissime in Campania. Quindi non ci pensate tantissimo, ma prendete questa offerta per regalarvi questi panorami incredibili per una settimana, a partire da 2389 euro per persona. E noi ringraziamo come sempre Puerto Svago per supportarci in questa avventura.
Grazie, grazie agli amici di Porto Svago. Buonasera e ben trovato a Massimo Golini. Ciao Massimo. Ciao, buonasera, buonasera. Grazie, grazie a te, grazie per l'invito. Grazie, buonasera. Che è uno dei punti di forza del nostro Ne parliamo il lunedì, non smettiamo mai di parlarne. E facci caso Max, c'è un'unica costante, la temperatura, che è più o meno sempre la stessa, anche da queste parti. Ti leggo subito questo messaggio per farti esordire. Di Gino Del Gaudio che scrive: buonasera azzurra a tutti, inizio ad avere paura, tutto perfetto, staff, calciatori, De Laurentiis in silenzio, maglia da gara fantastica, possibile che non ci sia nulla di negativo, pur sforzandomi non ne trovo, voi, tu? No, ad oggi no, e credo che sia l'aspetto più importante e significativo rispetto al recente passato. Poi è ovvio che è una squadra che si deve assestare, il mercato ancora non è entrato nel vivo perché ovviamente tutto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen, però qualcosa è cambiato. Non dico che nell'hotel che ospita il ritiro del Napoli sia diventato un collegio, però quasi. È un convinto. E quindi insomma ruoli ben definiti, e atteggiamento giusto da parte di tutti, e punti di riferimento giusti dove andare magari a risolvere i problemi dai più grandi a quelli più sciocchi, che è importante. Non dico la presenza del presidente contingentata, no, però insomma la squadra fa le sue attività, il presidente e tutto il gruppo lavoro fanno altre attività, e quindi si sta lavorando nel modo migliore. Mi sembra che questa situazione sia stata trasmessa anche oggi durante la presentazione del team, no? Dello staff di Conte, quindi insomma nutrito, perché sono 12 più Conte, anzi direi 12 più Conte, anche se poi la figura di Oriali si è capito questa sera ha uno spessore, una valenza, un'importanza superiore rispetto agli altri per ovvi motivi. Poi ascoltiamo anche un po' di passaggi. No, volevo dire a Max che di solito ha un vicino di banco che è Cristian Bosco, che però ce l'ho io di fronte, ne parliamo il lunedì. No, Max, durante la stagione disastrosa, no, si parlava poi ad un certo punto, verso febbraio-marzo, di Antonio Conte, no? E tu raccontavi sempre che quando era stato interpellato da De Laurentiis lui diceva: a me questa squadra piace, ha un organico molto forte, e poi alla fine è arrivato e ha puntato i piedi su due figure importanti, quella di Kvaratskhelia Kvaratskhelia e di Giovanni Di Lorenzo, due pedine fondamentali, due giocatori che volevano andare via, chi per un motivo e chi per un altro, ma che Conte avrà al suo fianco non seduti ma in campo. È così, anche se io penso che poi la difficoltà che si è avuta magari per chiudere il deal con Conte nella sessione primaverile sia dovuta al fatto che purtroppo è come quando tu compri una bella cosa che però poi continui a usare e magari la usi male, te la ritrovi che non è più bella come l'avevi vista la prima volta in vetrina. E così è stato un po' per il Napoli, è un esempio molto banale, molto, molto terra terra, ma è così. Cioè, se n'è andato via Elmas, ci sono stati problemi con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, alcuni giocatori sono scaduti di condizione fisica e soprattutto mentale, quindi è ovvio che poi ci siano state delle difficoltà anche a ricucire il rapporto con Conte. Il valore della squadra, lo ha definito, lo ha stabilito, è comunque di livello, però una squadra costruita, non ce lo dimentichiamo, sul 4-3-3. Qui si giocherà 3-4-3, quindi scompariranno dopo un decennio le mezzali che hanno fatto le fortune del Napoli. Cioè, penso a Hamsik, penso a Zielinski, certo. Penso a tanti giocatori che comunque si sono avvicendati e hanno fatto bene. Quindi qualcosa di diverso, di nuovo o di radicale dovrà essere fatto anche sul mercato. E qui dovrà essere bravo Conte e Manna, dovranno essere bravi entrambi a trovare la soluzione giusta e a trasmettere i nuovi concetti di gioco alla squadra. Però credo che sia importante, cioè noi già abbiamo un'idea che è 18 del Napoli titolare. Che sarà, certo. Cioè, Rachmani, buongiorno, Rivera,
Spinazzola Di Lorenzo, Lobotka in chissà, che sono già battezzati come una coppia da Conte, una delle migliori. Politano, Kvaratskhelia, punto interrogativo, perché punto interrogativo? Ed è un bel punto interrogativo, cioè, è bello quello che dici tu. Braccetto, come stai dicendo. Non, secondo me Olivera fa braccetto. Fa braccetto, sì. Braccetto. È quello che sta venendo fuori. Con Buongiorno Centrale, al 18 di luglio. Anche sì, considerate però, le abitudini recenti degli ultimi anni, non è cosa da poco. Hai comunque in questo momento un buco lì davanti, che è un punto interrogativo, ma in realtà è un buco, perché poi è una situazione che difficilmente cambierà, è scritta e segnata, certo. Cioè tu perderai questo centravanti, poi ne prendi un altro, hai il vantaggio che l'erede designato centro all'attacco del Napoli è un uomo che conosce perfettamente il sistema del gioco di Conte, e quindi questa è una cosa importantissima, perché Lukaku andrà a memoria ed è un grande attaccante, su questo vabbè, questo non si discute. Si può fare, sai, no, si può fare il confronto, perché Osimhen è uno che ti fa reparto da solo, che ha dimostrato, però è uno Lukaku, guarda, per caratteristiche è profondamente diverso, e forse per il gioco che abbiamo, per quello che si è visto negli allenamenti adesso, è una forzatura, forse è più organico Lukaku per certi aspetti di Osimhen, però cioè, non lo cambierei mai, nel senso, è un peccato perdere un giocatore come Osimhen, è un grandissimo peccato considerando l'età, considerando quello che ha fatto, quanto potrebbe essere la sua crescita con Antonio Conte, quindi diciamo che quello di Osimhen è un investimento che tu hai fatto per, guardando anche il futuro. Lukaku è più un investimento del presente, pronto, no? Un po' come Spinazzola, cioè stanno arrivando anche un tipo di giocatori che hanno un bagaglio tecnico e di esperienza già formato, hanno personalità. Mi ha colpito la conferenza di Spinazzola per la personalità, perché vedi, poi c'è una parola che ricorre spesso da Conte, l'ha detta anche stasera mille volte quando ha presentato tutti gli uomini del suo staff: positivo, è positivo, è positivo. E di Spinazzola anche questo è stato, si è carpito, personaggio positivo certo. Come anche insomma un po' tutti quelli che sono Buongiorno, sarà sicuramente porterà altra aria positiva, cioè anche la rifondazione e soprattutto ambientale. Sì. Qua abbiamo due giocatori, no? Che hanno giocato a certi livelli, il presidente sicuramente investendo sui 2001, 2002, 2003, 2004 fa un'operazione futura, però voi ci insegnate che se solo i giovani non vanno da nessuna parte, il Napoli deve prendere assolutamente, credo che con l'arrivo di Conte abbia cambiato idea anche il presidente, perché già mai avrebbe mai preso cioè un giocatore di 31 anni da una parte e l'altra. Ma il discorso che faceva prima anche il questore, cioè, De Laurentiis non subisce la scelta, De Laurentiis fa la scelta, nel momento in cui fa la scelta, come dice Fabio, switcha. E poi ragazzi, Conte ti dà le indicazioni, Conte che è allenatore manager, che non lascia passare niente, perché anche l'arrivo degli highlights, se è posticipato di 2 minuti lui ti viene a chiedere perché è posticipato, perché io devo anche sentire le voci che ci sono, la base audio. E ragazzi, allora lì ti devi stare, come si dice, se hai fatto una scelta poi devi andare fino in fondo. È palese che gli investimenti eventuali di Lukaku e di Spinazzola sono contro la politica del presidente. Stop. Però con l'arrivo di Conte ha cambiato sicuramente registro e mentalità, sì, sotto questo aspetto, perché è andato a guardare nell'immediato. Ma e con Max eravamo seduti vicino. La leggenda metropolitana che Spinazzola si porta dietro, per la quale debole e claudicante, ha problemi, si rompe. Ha risposto anche lui. Lui ha detto proprio: vabbè, se volete raccontarla così, che vi fa piacere, contenti. Ma perché voi. Lui ha subito un infortunio grave un paio d'anni fa con la rottura del tendine d'Achille, se non mi sbaglio. Quindi questo è normale che poi geneticamente, per recuperare completamente da un infortunio, da un crociato, ci vuole più di un anno, perché il tempo che recuperi fisicamente e poi riprendi a giocare, riprendi il ritmo partita, ne passa un altro. Sono passati 3 anni. Quante partite ha messo insieme? Negli ultimi due anni ha fatto. Ha giocato 78 partite, ragazzi. Ha fatto una quarantina di partite di media stagione nelle ultime due stagioni, però. Che qua adesso, allora, alla Roma non aveva la continuità, non partiva
tra virgolette come titolare, no? Qua invece comincia a prendere spazio e si presenta a questa stagione come quello che in qualche modo è destinato a portare i galloni del generale alla fascia sinistra. È bravissimo. Arrivato a parametro zero, ricordiamo. Ed è quello che è già dice, non vedo l'ora di incrociare sulla mia strada Kvaratskhelia, perché secondo me possiamo divertirci molto in quella zona di campo. E poi nell'esercitazione, nella partita amichevole, si vede subito la gamba che gira. Già, tecnicamente è fortissimo. Sì. Va dentro. Vi ricordate il miglior Zuniga, il destro che giocava a sinistra come quinto? Che il miglior Zuniga ha fatto vedere delle cose, ha fatto vedere cose importanti, poi quando si è rotto non ha fatto facciamo vedere. Questi paragoni però Zuniga scaramantici solo okay, per questo okay. Io parlo sotto l'aspetto era tecnico era una battuta sì aspetta. Ovviamente poi ha fatto il gol sull'out di destra, no? Sì, e sì. Proprio lui ha detto non so perché stavo lì, mi trovavo là, infatti anche noi come mai però è un momento che fa spesso il quinto che taglia dentro, l'esterno che si abbassa per ricevere e va molto largo, sì. Cioè l'esterno alto. Allora, quindi... scusate se vi interrompo un attimo, ma non mi perdonerei mai di perdere per strada Sombrero. No, ma perché non lui ce lo perdona lui. Ha fatto questo... il Sombrero ha scoperto che c'era il questore, si è ammutolito. No, figurati. No, ma vieni, lo devi dire col microfono. Vieni, però. Se riesci, ci sono là, lo tre, però sai, tre gradini da fare per i nostri amici sponsor, quindi gratifichiamoli col Sombrero. Sì, vai. Buonasera a tutti. Ciao carissimo, ti eri preoccupato, mi hai detto che l'anno scorso no, non eravamo qui. L'anno scorso sono venuto trovare, c'era Paolo e forse c'era anche Sasà, ma tu lo c'eri. Ma io non mi muovo senza di lui, quindi se c'ero io c'ero. No, quando sono venuti per me. E poi la sera dopo avete fatto la. Solo con i tesserini si entrava, non so potuto. Ah, una conferenza. Sì, una conferenza. Chissà che io stasera ho visto il quest'ora, mi dispiace che non c'è, ma io volevo apprezzare quelle che ha detto il quest'ora, perché ragazzi, io giro tanti campi. Signor Ugolini ti incontra spesso. Ci siamo incontrati anche a Cagliari, e ho offerto una bottiglia una sera lì. Tu mai e vi dico, sì, eravamo a Cagliari, ti ricordi? Abbiamo visto al ristorante, dai. Come no? E dico, vi dico. Se l'hanno bevuto. Io vado a Bergamo, sì. Vado a Verona, sono stato a Cagliari, mi hanno detto, ma no così, senza nessuna cosa azzurra, perché lì. Cioè non in borghese. Non puoi andare, in borghese. Non ti puoi chiedere che sei tifoso del Napoli. Sì. No, specialmente a Cagliari. Non viene più a Napoli. Solo il Sombrero. Quindi io ti dico, quello che fanno le forze dell'ordine, ragazzi, io seguo. Oggi te vai a Bergamo, ti metti nel bus, ti fai non vedere la partita, torni a casa sano e salvo. È un gran lavoro. Non ti conti, certo. E c'è da apprezzare la forza dell'ordine, ragazzi. Più. Nessuno ne parla, però vi posso garantire quello che ha detto questo è vero. Allora, fanno un grande lavoro. Fatta questa apertura anche istituzionale, guarda pure in camera perché non vorrei perdere il. E l'altra la cosa che voglio dire è al mio bravissimo presidente. Io lo amo, l'ho sempre amato, ho supportato sempre qualcosa a lui, anche se lui non mi fa entrare nessuna sei parte bottiglia, io non prendo niente da lui, perché la gente pensa che un Sombrero guadagni niente, un Sombrero ci diffonde sempre okay? Però io, il mio presidente, quando ci sono le difficoltà lo riempiamo di parolacce, quando non vigiamo, però alla fine lui è sempre lì, se ne va Ugaina ne viene un'altra, se ne va quell'altra. Lui ha sempre messo i soldi in mezzo, cioè no di tasca sua, ha sempre investito, ha venduto, però ha investito. Però ragazzi, io ho visto lo scudetto di Maradona, sono 55 anni che io vado a presto in Napoli, ma quello che fa questo presidente qua, io lo adoro. Io guai se non c'è De Laurenzi, perché io vivo al nord e so le difficoltà che ci stanno al nord, a noi napoletani cosa ci fanno passare. Ma io scendo mille volte De Laurentiis, perché è l'unico del sud e l'unico presidente italiano che è rimasto, a parte quello un po' dell'Udinese, però il nostro presidente non lo batte nessuno. Va bene, allora sei contentissimo, beccati l'applauso. Ragazzi, apprezziamo il nostro presidente, mi raccomando, siamo uniti, perché quest'anno, come 2 anni fa che nessuno ci credeva, si vince. Quest'anno che facciamo? Solo Coppa Italia. E campionato si vince, questo è il quarto scudetto, ve lo dice solo. Va bene, grazie, dammi il microfono, ciao, grazie al nostro amico Sombrero.
Ragazzi, lo spazio è a vostra disposizione, quindi qualora vogliate fare, o anche diversamente da sombrero, andate lì, prendete il microfono e partecipate alla nostra chiacchierata. Vorrei, se la nostra regia è d'accordo, in attesa di Bucciantini, ma noi di Ne parliamo il lunedì sappiamo bene quali sono le abitudini di Buccia, è imprevedibile, quindi dovesse arrivare sarebbe una sorpresa, in caso contrario appuntamento rimandato a domani, è normale. Ma facciamo così, mi fate ascoltare il primo passaggio di questo incontro che c'è stato non tanto tempo fa qui fuori, il lavoro mentale che è necessario per ripristinare, no scusate, voglio usare i due termini, quello di Conte, riallineamento, quello di De Laurentiis, risemina. Sono sempre in linea, il contenuto è quello, sentiamo un po'. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Il mister in conferenza stampa, parlando dello spogliatoio, diceva ci sono ancora le scorie a livello mentale della scorsa stagione. Considerando la sua esperienza sia da calciatore, da dirigente, esperienza lunghissima e grandiosa, qual è l'impressione che ha avuto in questi giorni riguardo all'aspetto mentale e che lavoro state facendo per far riscattare questi ragazzi? Dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso, devo essere sincero, un po' di preoccupazione c'era, però devo dire che dopo 6-7 giorni che ci si sta insieme sono molto contento, non molto soddisfatto ma contento sinceramente, perché abbiamo trovato comunque un gruppo che si applica molto, che si impegna, e questo è già un buon punto di partenza. Ci vorrà del tempo ovviamente per capire quello che da loro si pretende, però la pazienza ce l'abbiamo fino a un certo punto, quindi c'è tempo per poter lavorare, però come inizio mi sento soddisfatto. È un inizio soddisfacente per le Leoriali, di pazienza fino a un certo punto, Ambrosino e Gennaro Scarlato. Poi il risultato è quello che conta, no? Sia a livello mentale, a livello tecnico. Aspettiamo, cerchiamo di fare un lavoro in primis mentale, ma poi dopo mi dovete dare qualcosa, quello è il punto secondo me. Però stanno lavorando bene, quindi stanno portando diciamo la mentalità dello staff all'interno della squadra. Che poi, se non ricordo male, non credo di ricordare male, è la stessa risposta che Conte diede alla domanda su Raspadori e Lindstrom. Io farò di tutto, noi faremo di tutto per metterli nella migliore posizione per esprimersi, migliore condizione per esprimersi, poi tocca a loro. Poi tocca ad ognuno di loro. Sì, è chiaro, è evidente questo. Io, riferendomi sempre a Raspadori, che è l'oggetto misterioso degli ultimi anni da quando sta a Napoli, che non si è trovata mai la giusta collocazione in questi anni, perché un falso 9, un attaccante esterno non lo è sicuro. Io credo che Conte, un aspetto negativo di questi ritiri è che lui avrebbe fatto piacere partire con la rosa al completo. Credo che già partendo con i nazionali che stavano qua, Di Lorenzo, Raspadori, Meret e quest'altra, gli avrebbe fatto più piacere perché già gli avrebbe inculcato le sue idee. Ma Raspadori per esempio è un giocatore che secondo me Conte lavorerà col 3-4-2-1, e con Raspadori potrebbe fare un 3-5-2 con dietro la punta, in quel caso potrebbe essere Lukaku. 3-5-1-1. 3-5-1 come okay. Gioca l'Inter con Lautaro, sì. E Thuram per renderci conto. Quindi io credo che sarà un pochino camaleontico, il dogma sarà quello di una difesa a 3 con i due quarti di centrocampo che dovranno essere di gamba, di fare delle grandi transizioni negative e positive soprattutto nelle ripartenze, per cui credo che Raspadori la collocazione ideale sarebbe quella di trovarla dietro l'attaccante, perché già come tre quarti di parte farebbe secondo me più fatica. Poi d'accordo, è un mio pensiero. No, perché così poi esce fuori Clara. Perché potrebbe, se mi dici Lukaku e Raspadori. Il campionato parliamo che è lunghissimo, è normale che non teniamo in considerazione che ci sono le coppe. Però io credo che un sistema di gioco, un infortunio, una squalifica, una condizione di forma precaria di uno o dell'altro può far sì che Raspadori possa ritrovare quello che noi tutto speriamo torna. Max però aveva messo in conto Conte, e scusate il gioco di parole, che all'inizio non sarebbe stato con la squadra. No, ma quello. Ma io su Raspadori credo che sia stato molto chiaro. Cioè, ha espresso un punto di vista che aveva già rimarcato Spalletti. Cioè, Raspadori è una prima punta, cioè giocarla davanti, può giocare seconda, prima, sottopunta, ma esterno Raspadori non gioca. Non ha mai giocato esterno con Spalletti, io non mi ricordo Raspadori esterno con Spalletti.
E peraltro è stato, insomma, nell'anno della Champions dei Miracoli, le vittorie a Amsterdam straordinarie, successi, insomma, in campionato, è stato decisivo in quei tre mesi da prima punta, quando Osimhen era infortunato. Quindi non penso che ci sia tutto questo problema, francamente, su Raspadori. Sull'impiego di Raspadori. Sono cinque cambi. Certo. Sì, d'accordo, non ci sono le coppe, ma c'è un campionato in cui tu devi rilanciarti. C'è quantomeno una zona Champions che devi riconquistare. La Coppa Italia, che può essere sicuramente un bello sfogo, però. Cioè, ormai il calcio moderno è cambiato. Cioè, cinque cambi sono, cinque cambi fai. Massimo, lui ha detto anche un'altra cosa oggi. Sempre Conte nell'intervista ha detto: io so che con la Champions avrei avuto una rosa maggiormente qualitativa, ma questo non toglie che debba essere di alto livello, e quindi i calciatori buoni li tieni in rosa. Ma certo. È proprio la base sulla quale costruire un progetto, che al di là di quelle che possono essere dichiarazioni di facciata, loro hanno un obiettivo importante, che è quello di fare molto bene in quella stagione, in questa stagione. Poi dove arrivare lo sa, si saprà più avanti, però si parte sicuramente per fare bene. E i giocatori, però, di senza insieme. Dimenticare che Napoli parte da decimo, senza dubbio, sì. Con 40 punti con 40... di gap, però ragazzi, che sono 41. Il discorso però deve valere anche quando alla fine della stagione l'Inter ha recuperato 21 dello scudetto, l'Inter, la Roma, la Lazio, e gli altri stavano 20-25 punti, ma vale assolutamente, sono arrivati 20 ma vale punti assolutamente. Allora se ti fai un calcolo, no, Napoli ne sai quanti ne ha persi? Sì, se tu dici questo, è stato 60. Capace in pochi mesi di perdere 66 punti. Sì, 66, ma è stato un anno orribile, cioè, che è una roba disastrato, disastroso, che sicuramente con questa persona, questo allenatore, non accadrà più. Però, perché ripeto, pensare che sia un santone non è, no, cioè non è un può far il mirare, no, non è un santone, non va in campo, però ci sono tutti i presupposti, giocando una partita a settimana, perché tu sai benissimo che tutte le altre dovranno fare chi la Champions, chi l'Europa League e chi la Conference, che lascia il tempo che trova, e parti il martedì, giochi il mercoledì, torni giovedì. Lui ha la possibilità tutta la settimana di lavorare. È vero, sa, però nella condizione in cui si presenta il Napoli al campionato, paradossalmente, poi Conte secondo me è il vero garante di questo progetto, e quindi sicuramente saprà gestire, ma quando c'è una partita a settimana devi gestire anche una sconfitta per una settimana, non c'è la coppa che poi giochi. Cioè, non è così scontato, gioco una volta a settimana, andrà tutto bene, poi, no? Quindi la piazza la conosciamo, Conte, il pregresso pure, quindi... Conte subisce io ho letto il suo libro, subisce le sconfitte in una maniera pazzesca, e non giocando come la tutti coppa, gli allenatori non vogliono fare. Sì, e non giocando subito la coppa, la competizione, e avendo la settimana davanti. Vabbè, significa che le dovrà vincere e pareggiare con la settimana. Noi ce lo auguriamo, perché siamo prima tifosi innanzitutto, però questo è un aspetto fondamentale. Questo, ha detto anche un'altra cosa oggi Conte, che mi ha colpito sulla storia della sola competizione. Lui ha detto: sì, c'è il vantaggio che poi fa la settimana tipo, però poi c'è lo svantaggio che nella costruzione della rosa non operi come se avessi la Champions, e ha poi punto e virgola, ma serve comunque una rosa forte. No, il messaggio oggi è partito. Sono messaggi. Oggi non il messaggio, c'erano diversi messaggi. Innanzitutto il punto di ripartenza, che non è un punto alto, è un punto medio. Questo punto medio cosa include? La volontà di un gruppo che finora ha dato tutto, che non si è tirato indietro, c'è da lavorare, lavoriamo. Però, non facciamo passare questa cosa che stanno dando tutto come un miracolo. No, questo è il minimo sindacale. No, per questo ti dico, e lui è bravo a tenerlo tutti i giorni questo. Fabio, io questo... ti dico, questo è il medio, perché c'è un modo di correre anche in bicicletta, quando vai a tutte e quando c'è il medio, e il medio tiene i battiti del cuore a 120. Loro stanno facendo il medio, che è già apprezzabile. Stanno facendo quello che devono fare. Però poi Spinazzola ieri ha detto: Conte ti spinge oltre lì. Esattamente. E quello è lo fai volentieri per lui. Allora, abbiamo sforato di una decina di minuti. Ci sono Pasquale e Fabio. Io vorrei sapere, poi glielo andremo a chiedere, se ha acquistato il biglietto per Napoli-Mantova a 150 euro. No, vai via domani. Però Pasquale, ti voglio bello carico come l'altra sera nei fuori onda.
E diciamo anche questo, che i miracoli, e Max mi capisce al volo, non li fa nessuno, neanche Giovanni Davino con la nostra schiena. Quindi bisogna. Vabbè, ma lei è più. Cioè, che è il migliore, eh? Che è il migliore. Un po' perso. Va bene. Attrezziamoci. Ci vogliamo fermare? Assolutamente sì. Ci troviamo tra pochissimo qui con pubblicità. Il Parliamo da Di Mare. Grazie. Di nuovo grazie per la pazienza che dimostrate tutte le sere. Sono queste giornate sempre molto intense nel ritiro, perché se lavoro lo fanno tutti, lo fa soprattutto il Napoli, e molti tifosi seguono passo passo le vicende dei loro beniamini. Voglio salutare, prima di lasciarti continuare, l'avvocato Ageo Piscopo e la gentile signora che è Maria Argenzo. Sono tifosissimi del Napoli. No, stanno qua. Eccoli là. Appunto, sì. È un gran piacere, salve. Come va? Ci siamo salutati prima così, en passant. Allora, va bene, stasera parliamo, ne abbiamo mai parlato di DS Glass, ma no, mai, sto scherzando infatti. Sapete ormai che loro fanno contenitori da oltre 70 anni, contenitori in vetro, e l'altra volta hanno omaggiato qualche ospite, non ricordo bene chi, di queste bellissime bottiglie da collezione. Queste veramente sono, insomma, imperdibili, e i fratelli si chiamano Gimelli, quindi li vogliamo salutare nel frattempo. Producono appunto bottiglie di qualsiasi grandezza e forniscono tantissime aziende vinicole, ma anche piccole enoteche. C'è un team in questa azienda che soddisfa tutte quante le richieste dei clienti. DS Glass, la qualità in vetro al servizio di tutti. Ma poi guardate come sono carine. È vero, grazie ai fratelli Gimelli. Ragazzi, ma poi alla fine io devo ringraziare, perché questa è l'ottava serata, e gli amici, tantissimi che ci seguono. Esatto. Abbiamo dei riscontri molto importanti che sono quelli ufficiali, quindi questo ci gratifica. Bella questa sottolineatura. Ci gratifica, no, perché, sai, abbiamo i numeri ufficiali, qualcuno paventa e vorrebbe stare su in classifica. Detto tra noi, che ci sta. Massimo lo sa benissimo, perché tutti quanti lavorando ci mettono il cuore e sono tutti, dico io, bravissimi e più bravi di noi. Quindi ci sta. E poi ci sono i dati ufficiali. Beh, c'è la verità. Allora, voglio leggere una serie di messaggi che arrivano tantissimi, e questo qui è di Nino Nicois, che scrive: per cortesia, purtroppo ho fatto tardi, potresti dire al signor questore che qui a Napoli ci vibra il cuore a vedere il figlio del grande Umberto in prota. Quindi il questore, il figlio di Umberto Improta, è andato via, magari gli recapiteremo anche questo messaggio, che comunque fa piacere. Grande Nino Nicois. Intanto preparatevi, perché tra poco c'è l'angolo del tifoso che vi aspetta. Già ce n'è già Paolo. Uno, però devono prepararsi anche gli altri. Sì. A lei, Paolini, così forza. Andiamo veloci. Sali e facci sentire la canzone che vuoi cantare. Buonasera a tutti, io sono stonatissimo. Voglio una domanda. Volevo fare una domanda, cioè un parere di Scarlato. Diciamo, io penso che tatticamente, per come gioca Conte, che gioca molto con due esterni molto propositivi, secondo me attualmente nella rosa del Napoli gli esterni propositivi sono pochi, cioè c'è solo uno che è Spinazzola, gli altri per caratteristiche sono tutti difensivi, no? Non è il caso che magari acquistare almeno uno, se non due esterni più di gamba, più propositivi, perché li vedo troppo difensivi. Immagino Di Lorenzo, Oliveira, che si evince che dovrebbero giocare addirittura da braccetto di destra, quindi magari forse qualche acquisto più propositivo sulle fasce secondo me andrebbe fatto. Volevo sapere un parere di Scarlato. Hai visto che tatuaggio ha Paolo? Che tatuaggio di Diego? Maradona, sì. Certo. buono. Grazie Paolo, grazie. Allora, Pasquale, accomodati. Ma secondo me sia numericamente che qualitativamente sei a posto, perché c'hai a destra c'hai Mazzocchi e c'hai Di Lorenzo, a sinistra c'hai Spinazzola, potrebbe giocare Oliveira, c'hai anche Mario Rui che per adesso sta ancora qua, quindi andare a cercare un altro esterno va ad intasare un... Diciamo che non è la priorità. Non è la priorità. La priorità era, secondo me, il reparto difensivo, e più o meno siamo anche perché in linea, tu, no? Tu hai Rachmani, Buongiorno, Oliveira, ok. Poi hai Rafa Marin, che può fare il braccetto di destra. Poi Oliveira, che può stare al posto di Spinazzola. Puoi fare Rachmani centrale, Buongiorno centrosinistra. Certo. Insomma, le alternative le hai. Ha provato anche Marin centrale. Anche Marin centrale, provato. Qualche volta in questi giorni. Okay. Bene. Vabbè, ciao.
Pasquale. Pasquale. Sì, buonasera, volevo chiedere un paio di cose, una su Raspadori e l'altra su Lukaku. Raspadori, praticamente, visto che ormai il modulo si è capito che sarà il 3-4-3, quindi alla fine, e Conte ha dichiarato che Raspadori lo vede esclusivamente come sottopunta. A questo punto, visto che Raspadori è stato un investimento, in che modo sarà inserito? Mi interessava il parere tecnico proprio del capitano, magari anche di Max, e poi l'altro aspetto riguardava Lukaku. Praticamente tutti dicono che Lukaku vede in Conte l'unico allenatore che riesce a sviluppare in lui il potenziale rispetto ad altri. E mi chiedo in che modo, cioè praticamente, proprio fattivamente, concretamente, quella è la preoccupazione. Ti risponde, Max già ti ha risposto. Sei già adeguato al tifo per la squadra prossima di Osimhen, Pasquale, vedi? Paris Saint Germain. Vogliamo rispondere a Pasquale? Beh, sul Raspadori già abbiamo detto poco fa, no? Io ho avuto modo di vedere tutti gli allenamenti, no? Da quando hanno cominciato fino adesso. Intanto c'hai due sottopunti abbastanza stretti e predilige il piede invertito, nel senso che piace che viene dentro. Difficilmente vanno piedi sulla linea solo in una situazione. Io credo che Raspadori, se dovesse andare via Lindstrom, potrebbe fare l'alternativa a Quara e poi all'occasione a quella di Lukaku nel caso dovesse venire. Questo è il mio punto di vista, perché dall'altra parte c'hai Gonge, c'è Politano, sei abbastanza pieno, quindi lo spazio secondo me lo può trovare lì. Max, su questo siamo d'accordo. Vediamo ci siamo anche chi già resta, no? Perché insomma c'è un po' di osservazioni anche su Gonge, magari qualcosina. Ma su Lindstrom mi sembra evidente, però insomma c'è l'interesse. Quasi. No, vabbè, c'è un interesse manifesto dell'Everton che però deve essere concretizzato. Certo. Adesso non so se nelle ultime ore ci sono stati sviluppi, non mi sembra, però sì, diciamo che è il maggiore indiziato a lasciare Napoli, perché comunque Conte vuole un esterno con determinate caratteristiche. Insomma, Greenwood le raccoglie, insomma, le raccoglieva per capire che tipo di giocatore vuole, meno Berardi, però insomma là c'è un discorso diverso. Secondo me Raspadori, ripeto, forse nel 3-5-2, allora sono d'accordo con il discorso che fa Jenny, nel 3-4-3 da quello che ho capito, poi Fabio aiutami anche tu, mi sembra che sia stato abbastanza perentorio su Raspadori Conte. Ma 3-4-3 Raspadori gioca prima punta. Non c'è altra storia. Ha dato questa idea, anche a me ha dato questa idea. Sì. Quindi c'è Vice Guevara, non lo so, Jenny. No, io dico per dargli un po', perché un po' di continuità, no? Perché l'anno scorso ne ha avuta pochissima. Ma sull'esterno ha detto che non lo fa giocare, l'ha detto. Cioè proprio... Ma tu sai, i due sottopunti sono stretti. Io non ho visto in esercitazione che stavano piedi sulla linea. A meno che non viene Guevara. Sicuramente non sentono la linea come nel 4-3-3. Assolutamente, sicuramente. Quindi stanno sempre dentro. Bene, Pasquale, sei. Vedremo. Ah, su Lukaku ti dobbiamo rispondere. Vabbè, ti ha già risposto Massimo, ha sussurrato. Diciamo che c'è un grande feeling proprio emotivo, personale, di afflato, proprio di personale. E quindi diciamo che Conte è l'unico che riesce a persuaderlo su certi aspetti che magari lui fatica ad assimilare dal punto di vista alimentare e non. Grazie molto, Pasquale. Staffetta all'angolo del tifoso, però... Gli altri tifosi, quelli della piazza, sono letteralmente impazziti per Oriali. Perché? Perché innanzitutto è Oriali, perché ha fatto il calcio ad altissimi livelli e lo ha fatto vincendo, perché in chiusura ha fatto parlare il cuore, perché ha parlato senza nascondersi tanto, lui che è del nord, che le parole non le regala, e se me lo fate sentire, amici dalla regia, l'ultimo passaggio, il saluto di Oriali e anche la sua promessa, la sua garanzia alla piazza dei tifosi qui a Di Mare. Diciamo che sono sulla stessa lunghezza d'onda del mister, quindi cioè, siete impagabili, passione e entusiasmo contagiosa, credetemi, io che sono un nordico, però davanti a questo, guarda, faremo il possibile e l'impossibile per ripagare della stima, della considerazione, della fiducia e dell'entusiasmo che ci date quotidianamente. Grazie. Beh, così. Aggiungici che quando poi è finito tutto ed è uscito, non aveva neanche più riflettori addosso, si è fermato ad applaudire tutti e non andava via dal palco, è quello che si è trattenuto più.
di più degli altri. Sono dei gesti che non sono ovviamente controllati, sono spontanei, rappresentano tutto quello che lui evidentemente, nonostante la veneranda età e l'esperienza straordinaria, sta provando in un contesto che deve essere veramente affascinante. La new entry del nostro palco, che è un altro dei tifosi storici, sì, di questa Di Mauro Folgari, da ogni anno li ritroviamo ed è un gran piacere. Carissimo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Niente, io volevo fare una considerazione, perché prima è stato detto il Napoli parte da 40 punti, però negli ultimi 10 anni, a netto di qualche anno, eppure in quell'anno dove c'è stato l'ammutinamento, abbiamo passeggiato sulla Coppa Italia, abbiamo qua sempre lottato per lo scudetto. È vero. E anche quest'anno il Napoli, fino a un certo punto, era la seconda squadra d'Europa per tiri in porta, tiri nello specchio della porta, e la quarta in Europa. La porta va presa, però. Io sono, il problema. Va chiusa la sua. Sì, ma io mi rifaccio una cosa grandissima che disse ieri sera Salvatore: gli errori sono stati errori individuali, né di fase difensiva, e se si tira in porta e nello specchio della porta. Il problema non è la fase offensiva. Quindi, ma il mio non è. Ma lei è piaciuto il Napoli l'anno scorso? No. Le è piaciuto lo sviluppo del gioco del Napoli, io sto, la fase difensiva, io sto dicendo, cioè, dei numeri, io sto dicendo dei numeri vagamente paragonabile alla stagione precedente. Io sto solo sciorinando dei numeri, niente di più e niente di meno. E questi sono numeri, questi sono dati, non li dico anche io. Anche uscire dalle coppe, anche uscire dalle coppe, anche uscire dalle coppe, però decimi, questi sono i dati finali del bilancio. Sì, però nella legge dei grandi numeri, se la stessa squadra per 5 anni consecutivi lotta per lo scudetto, io credo che un anno dopo che c'è stato un rilassamento generale, ci sia la smornia da scudetto, sia, non sia da considerare una squadra che parte da 40 punti. Però la mia domanda era un'altra: non stiamo facendo un po' troppi cambi? Cioè, un Mario Rui che era un protagonista, già se ne va anche Zielinski, un Mario Rui che era un protagonista, qualche altro calciatore, si parla di qualche altro calciatore che sono stati protagonisti di questi anni favolosi. Non stiamo facendo quello. La mia domanda è questa: non un stiamo rischio, cambiando un po' troppi calciatori? Ti ringrazio molto, però i cicli nascono e finiscono. Il caso di Zielinski, che ad un certo punto, ragazzi, forse si è temporeggiato anche un po' troppo, quando la situazione poteva essere definita in anticipo. Mario ce lo raccontava Giuffredi, ragazzi, vuole tornare in patria. Ma se hai il legittimo desiderio di tornare in Portogallo, magari sarà così, magari no, perché Conte gli dirà no, io vorrei che tu rimanessi. E cosa c'è di male? Noi, Max, correggetemi, andiamo dicendo che le motivazioni, a parte i soldi, le motivazioni sono la cosa più forte, no? Se ami quella maglia, certo, e vuoi indossare quella maglia, dai tutto per la maglia, ti fa piacere e resti. In caso contrario, cioè, le storie finiscono. Ma se sono dei cicli che stanno finendo. È finito quello di Zielinski, finirà anche quello di Mario Rui, ma per volontà sua, perché vuole comunque ritornare a giocare in Portogallo. Poi Max prima parlava del braccetto di sinistra con Oliveira, arriverà Buongiorno, c'è Rafa Marin, c'è Spinazzola, che comunque in quella zona del campo, stiamo parlando della fascia mancina, c'è un affollamento, molto probabilmente Mario Rui si sta facendo due conti, potrebbe anche con una partita a settimana rimanere spesso in panchina, siccome non è un calciatore da poter lasciare per caratteristiche panchina. Comunque nel 3-4-3 che c'entri molto, potrebbe far fatica anche. Perciò, sì, non c'ha quindi, soprattutto gamba... quello secondo me, cioè, il problema lì è proprio di interpretazione del ruolo, di inadeguato, cioè, inadeguato in questo, diciamo, sistema cose di gioco, come sia come braccetto che come quarto, e poi credo che non ha la fisicità per me, ormai ha dato tutto secondo me. Va bene. Una questione di scelte, quindi il rischio io direi che è fisiologico, che è naturale, che è una successione naturale anche degli eventi. Proviamo a chiuderla così. Buonasera. Buonasera, io chiedevo, come si chiama? Peppe Sabatino. Grande Peppe. Se il Napoli ha acquistato chiaramente Rafa Marin, Buongiorno, e forse acquisterà anche il Muso, quindi la difesa va messa a posto, Lukaku sarà il sostituto di Osimhen. Io chiedevo se era possibile, se c'era la possibilità, cioè che il Napoli acquistasse anche un centrocampista di peso e di classe. Secondo me sì, e lotterebbe sicuramente per lo scudetto. Grazie. Sì, grazie sì, per la domanda. Diciamo che c'è una fase importante di valutazione in questo momento, cioè su Cajuste e soprattutto su Foloruscio. Scusa, Max, Gaetano?
secondo me Gaetano più verso Cagliari barra Parma, okay. Stiamo dicendo così, anche se mi dispiace personalmente, perché mi avrebbe fatto piacere, insomma, vedere Gianluca Gaetano con Antonio Conte, però poi insomma queste sono dinamiche che fanno parte del mercato. E poi tra l'altro in un evento ho visto che Gaetano lo sta provando come tre quarti, non come mezzala, quindi Quindi bisogna aspettare Castel di Sangro, cioè, perché Folloruscio credo che abbia fatto intuire Conte che vuole provarlo in quel ruolo, che secondo lui ha le capacità per fare anche quello, anche se secondo me al momento è una straordinaria mezzala, però ha giocato anche là, l'ho fatto a due, quindi potrebbe essere una soluzione. Sì, beh, per quanto riguarda Gaetano sarebbe l'occasione giusta per Ceto a titolo definitivo, perché come dicevo l'altro giorno è un classe 2000, l'anno prossimo avrà 25 anni, non è un giovane del 2003-2004 che puoi andare a fare le ossa, ormai le ossa se le è fatte e lo ha dimostrato a Cagliari, quindi il Napoli potrebbe monetizzare con la cessione. Dispiace perché è un ragazzo comunque napoletano che deve andare via, però se non ci sono le premesse, e vabbè, lo disse anche qua in diretta il suo procuratore. È una storia che abbiamo affrontato una marea di volte. Sarebbe l'occasione. Troppe volte. Io non l'ho mai affrontata con voi. Però a Cagliari ha dimostrato il suo valore. Attenzione, a Cagliari ha dimostrato. A Napoli non ha avuto mai il tempo. Non ha avuto il modo. Non ha avuto neanche il modo. Ha avuto il modo. Ragazzi, io ho sentito, Max, mi pare che ne abbiamo parlato qualche lunedì, un allenatore dire a domanda precisa su Gaetano, una serie lunghissima di domande, rispondere così: ma se ha 3 minuti a disposizione, in quei 3 minuti deve dimostrare che deve fare, non e deve facile, magari ragazzi, fare anche la differenza. Ma non è facile, ma 3 minuti fatti bene. 3 minuti fatti bene. No, c'è stato chi l'ha fatto. È vero che in 3 minuti succedono tante cose nella vita. Sì. Certe volte c'è bisogno di 30 secondi proprio per cambiare tutto, però come fai? Già, diciamo, tra virgolette, un giovane che non ha avuto tante occasioni, poi entra nel finale e deve dimostrare oppure deve risolvere le partite. Troppo un peso, no? Per ma un si ragazzo è complicato di proprio quell'età. La gestione, perché a un certo punto anche il ragazzo, secondo me, cominciava ad avere un peso addosso, un senso di responsabilità, un'ansia alla prestazione pazzesca, perché si è reso complicata una cosa che magari si poteva fare diversamente. Però è anche, io dico anche un'altra cosa, ma al posto di chi doveva giocare nell'anno dello scudetto Gaetano? Non è facile quando tu hai quei calibri davanti a te, diventa tutto molto difficile. Tu fai l'allenatore, voglio dire, sì, però io le ricordo, scelte le devi fare anche, anche tu fai l'allenatore. Mi rivolgevo in questo momento a Gennaro, non che ti abbia dimenticato, però voglio dire, quando poi tu hai una rosa a disposizione che ha dei valori diversi, l'allenatore, qualsiasi allenatore del mondo, se c'ha un obiettivo da conquistare, vuole far giocare sempre i migliori, non che lui non sia bravo, vero, però secondo me ti condiziona. Però quell'anno avevi diverse competizioni, no? Se stavano tu bene, non hai spazio in queste competizioni, allora è giusto però che vai via. Gaetano ha cominciato a giocare quando abbiamo vinto lo scudetto, che poi finiva contro l'Inter alla fine. Capito, ma tu l'avresti tolto qualcuno per far giocare, ma non Gaetano in quanto ma il ragazzo. Ma quella era una macchina perfetta. Capito, attenzione. Cioè come si fa a toccare i bulloni? Poi era non lo difficile. So, ognuno la vediamo su. Vabbè, comunque Salva, questo è il discorso che hai fatto subito quando ci siamo incontrati. Cioè a proposito del mercato, serve qualcosa lì in mezzo che sia di io qualità. Credo, dipende Folloruscio come lo considera. Io credo che numericamente giocando a due bisogna fare a quattro, ma ce ne vogliono quattro. No, in questo mi momento dicevi anche una cosa, tanto parliamo tra amici. Sì. Su Anghissà nessun dubbio. Su Lobotka, che sono i due intoccabili, ho paura che nei due con tutta la fatica che si deve fare. Lobotka non ha quella fisicità, ha quella qualità che ti migliora Lobotka sicuramente corre tanto, il gioco. Molto corre. Lobotka corre tanto. Ma non ti copre il campo strutturalmente, io parlo a livello di centimetri. Però a livello di centimetri. Sì, ma te lo ricordi nell'anno dello scudetto? Io faccio. C'era uno che in fase difensiva recuperava valanghe di pallone. Aspetta, ma faceva da filtro. Quando tu giochi davanti alla difesa e fai filtro davanti e c'è queste palle lunghe, vai a raddoppiare sui difensori centrali, lui era perfetto perché lo faceva bene. Quando giochi con due giocatori in mezzo al campo e la palla ti supera, io credo che è più
campo da coprire per, certo, andare, questo senza a, per andare, cioè, a coprire la difesa. Salve, questo, tu mi facevi un esempio che però non era, perché io dicevi di Jorginho con Benitez, ecco, ma lì c'erano delle praterie. Sono due centrali, sono due centrali in un centrocampo a tre, facevo prima sia Jorginho che lo Bogda. Quando Jorginho giocò con Benitez a due e mezzo al campo, fece una fatica immensa. Se ben ci... come venne Sarri, come venne Bravo, come venne Sarri, lo mise in un centrocampo a tre. Jorginho è più dinamico, lo Bodica. Lo Bodica c'ha un passo è molto più dinamico, c'ha molta più gambe. Molta più gamba di... Però dice, giusto, a parte che è un mister, quindi sì, certo. No, silenzio, assolutamente. Però effettivamente, se tu pensi, la prima cosa che ti viene in mente è che le coppie delle grandi squadre, pensi alle grandi squadre, no, io avevo... sempre quando, ragazzi, giochi a due in mezzo al campo sono due, ma molto il punto esclamativo sul centrocampo l'ha messo l'allenatore in conferenza stampa su questo palco. Sì, ma ha detto, per me lo Botka e Anguissa sono i due centrocampisti più forti, stop, sì, del campionato, e mancano le alternative, quindi qualcosa bisogna fare, secondo me, che Floro Lucio è vero, secondo me i due vanno bene e qualcosa bisogna fare, secondo me, sul livello loro, no? Mo non proprio livello, però leggermente sotto il livello di Lobotka e Anguissa. Io penso che lo possa fare tranquillamente, perché ha le capacità, c'è la capacità di aggredire, di impostare, di lettura, quindi lo può fare tranquillamente. Credo che ci vuole un'alternativa. Caius non lo vedo bene nei due. È più una mezzala, quindi sì, potrebbe fare più fatica. Dici che più mezzala che è giusta? Sì. Chi? Io non penso che Caius è una mezzala. Ti dirò di più, Max. Secondo me terrà più in considerazione Iaccarino che Caius. Ahi. Sì, te lo dico io. Chissà. Caius, secondo me, abbia fatto questa prestazione straordinaria l'altro giorno. Io, per quello che sto, io è uno di quelli che sono particolarmente attenzionati dall'allenatore. Non credo che ci siano, come no, tutti. Stiamo dicendo la stessa cosa. No, sto dicendo per il fatto che però sia sostituibile dal ragazzo. Sì, ma sono tutti attenzionati in questo momento. Al di là di qualcuno che deve andare via, sono tutti attenzionati. Sono tutti sotto esame, l'ha detto lui al TG1. Ha detto, in questo detto momento decidiamo chi deve rimanere e chi deve andare. È vero. Non so, c'è stata la domanda di una collega a Stellini. Cristian Stellini, che è il secondo di Antonio Conte, non essendoci Conte, la collega dice: ma dovesse andare via Osimhen, che giocatore vorreste avere a disposizione per sostituire? Sì, vorrei sentire proprio quello, amici della regia. Io torno su quello che abbiamo visto nella prima prova amichevole. Nel secondo tempo il gioco di sponda di Khedira ha permesso a Napoli di andare in gol due volte. Se dovesse andare via Osimhen, che tipo di attaccante cercherebbe? Qualcuno che fa gioco di sponda oppure qualcuno che attacca la profondità? Le caratteristiche? Beh, sicuramente sceglierei un attaccante con una struttura importante, quale quella di Osimhen, un attaccante che abbia più frecce al suo arco e possa portare al Napoli e al nostro sistema di gioco caratteristiche che possano dare dei gol e allo stesso tempo esaltare anche i compagni di reparto che lavorano insieme a lui. Così Stellini, posso chiedervi una cortesia dalla regia? Riuscite a farmi un fermo immagine di Abruscato che sorride alle spalle di Stellini? Elvis Abruscato, grande attaccante, ha fatto anche un po' di gol con la maglia del Toro. Se mi riuscite a prendere questo fermo immagine mentre Stellini dice peso e fisicità, attaccante di peso e di fisicità, se hai letto il labiale Lukaku che dice glielo stai dicendo. Bravo, vediamo un po'. Al di là di Abruscato, posso fare una domanda ai tecnici? Guarda lì, questa è bella, però se fosse rimasto Zielinski, dice a Napoli un fulmine mare, dove avrebbe giocato? Tre quarti. Io penso tre quarti. Nelle due, i due dietro la punta. Però ha giocato anche da mezzala qualche partita quando il Napoli doveva recuperare, quindi sarebbe stato. No, io più sto parlando di questo 3-4. In questo modo l'ha detto nei due, 3-4, avrebbe potuto, ha le qualità per poter fare tutti e due i ruoli, secondo il mio punto di vista. Però
parliamo sempre del discorso che la coperta è sempre un po' corta, perché Zielinski è un giocatore che non ti fa filtro, non ha fisicità, è un giocatore che quando ti riparte la squadra non ha quella cattiveria, quindi sì, però mi stai accoltellando in tutti i sistemi di gioco, va trovato sempre. Mi stai accoltellando perché? Perché hai cominciato a dire una serie, non c'è questo, cioè io pensavo a livello qualitativo, io sono innamorato di Zielinski perché è il più forte del Napoli tecnicamente, senza ombra di dubbio. Io avevo un debole, però il discorso è nel un allenatore quando mette la squadra in campo deve avere sempre un equilibrio. Conte avrebbe avuto bisogno di un calciatore come Zielinski. Cioè io lo avrei voluto vedere col Conte. Io credo che i giocatori bravi e tutti gli allenatori lo vorrebbero. Sempre. Io credo, poi gli si trova la collocazione. Chissà come l'avrebbe, però sicuramente dietro la punta. Sì, io penso come tre quarti l'avrebbe fatto giocare. Ma dobbiamo fermarci. Altrimenti passavi al 3-5-2. Ecco. Anche. Ecco. Para sotto e... Quando hai ragazzi, un allenatore cosa fa? Alcune volte il sistema di gioco lo fanno i calciatori, no? In base alle caratteristiche. È quello che ha detto Conte, poi del resto ha detto io metterò tutti in condizione di esprimersi in una maniera migliore, ma mi aspetto grandi risposte. Esatto, esatto. Noi abbiamo un break pubblicitario. Pino, tu sei pronto per fare la domanda? Allora, riapriamo proprio con voi tifosi, qui tra pochissimo dopo la pubblicità. Eccoci, rientriamo in diretta, abbiamo un rush finale di 8 minuti e poi dopo l'ultimo blocco che servirà ai saluti anche per riepilogare come sempre gli appuntamenti di domani, dopodomani e poi anche per la partenza perché si ritorna a casa dopo questa prima fase della preparazione. No, io passo sempre per il provocatore, ma approfitto della presenza di Marcus Ugolini e di Salvatore Ambrosini e pure di Gennaro Scarlato che domani va via. Che domani va via, no? Ma perché? L'ultima sera. E mi chiedevo... Possibile che si è fatto di tutto per trattenere Di Lorenzo e Anguissà che sono stati peggiori dell'anno scorso? Perché sono forse secondo me i due giocatori più importanti della rosa e lo vediamo anche in queste battute iniziali che Anguissà è quello lì che sta facendo da traino ai compagni, sempre in prima linea, sempre determinato, quindi perché non ripartire da loro? Max? Però una provocazione è una grande provocazione, è un mio dirimpettaio. No, io penso che Anguissà debba dare qualcosa, debba farsi perdonare qualcosa. Vedi? Perché da leader, qual è stato nell'anno dello scudetto, avrebbe dovuto essere uno di quelli che comunque riprendeva chi ha sofferto di più, chi ha subito di più il contraccolpo, insomma, dello scudetto, questo down quasi emotivo, avrebbe dovuto in qualche modo esporsi in maniera più pronunciata e credo che in questo senso lui lo abbia sentito questa sua mancanza e voglia recuperare e penso anche che Conte sia la persona giusta per questo, perché io francamente ho visto anche uno di quelli più applicati, più coinvolti. È ovvio che lui ha subito il passaggio Spalletti Garcia e ce lo siamo detto per un anno, le difficoltà. Meno male, meno male che era l'unico che aveva allenato Garcia. Sì, in appunto, passato, sì. Evidentemente. L'aveva definito il mio piccolino. Mon petit. L'ho definito proprio così. Mon però petit. La pazienza non dura tanto. Ma la storia di Anguissà è abbastanza. Cioè, lui ha fatto sempre grandi exploit e poi down, cioè in tutta la sua carriera. E evidentemente è un giocatore che deve avere un punto di riferimento molto ben definito e solido. In questo senso lo è stato Spalletti, lo sarà sicuramente Conte, quindi io da parte di Anguissà mi aspetto una grande stagione, però evidentemente è vera ed è giusta e corretta la provocazione perché lui è stato uno dei maggiori colpevoli paradossalmente di quello che è accaduto perché da leader avrebbe dovuto fare qualcosa di più. E se posso solo aggiungere una cosa Silvera, a tal proposito secondo me vanno sottolineate le parole che ha detto oggi Oriali e a cui ha fatto riferimento anche in precedenza Conte,
la pazienza però non è mai infinita, no, l'ho detto, quindi in apertura, soprattutto, soprattutto nei confronti di quei calciatori per i quali loro si sono spesi tantissimo e da quali si aspettano tanto, non ci sarà un credito enorme, perché il rischio che poi si ricada negli errori dello scorso anno aleggia, è sempre dietro le spalle. Non è possibile, basta alibi, con Conte zero, basta alibi, è proprio un altro, sono d'accordo, un altro tipo, senza di dubbio, quindi poca pazienza, un altro tipo di, ma con tutto il rischio rispetto nei confronti degli allenatori che sono passati l'anno scorso a Napoli, però Conte, ripetiamo poi le cose che diciamo all'inizio, da queste parti sono passati allenatori che hanno fatto la storia del calcio e la stanno continuando a fare, Ancelotti, Benitez, poi è arrivato Spalletti, Sarri è diventato Sarri, qui, Sarri. E poi adesso è arrivato Conte, è tornato il range dei migliori mondiali. Però attenzione, cioè, Conte è paragonabile a Rafa Benitez, neanche a Spalletti. Spalletti è arrivato a Napoli con un grande background, senza però aver vinto, se non in Russia, un campionato. Non sto diminuendo il valore la vittoria lì. Di Spalletti, sto dicendo che è un passaggio molto simile a quello che il Napoli ha vissuto con Rafa Benitez, cioè, oggi abbiamo visto lo staff, cioè la figura di Lele Oriali, al di là del curriculum vitae, delle credenziali, è una figura fondamentale, perché solleva anche il direttore sportivo da certi compiti che si caricava Cristiano Giuntoli in passato e che probabilmente poi hanno portato a un logoramento che ha in qualche modo accelerato il divorzio con il Napoli, nonostante il contratto ancora in essere. Quindi Oriali avrà un ruolo molto centrale di raccordo, di gestione tra la proprietà e l'area sportiva. Credo, sì, lo abbiamo capito anche questa sera, una volta di più. Sì, Pino Zarzi, da Dispoli. Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai due ospiti. Allora, io non volevo fare una piccola domanda, però prima c'erano due considerazioni. Vai. Sono molto ottimista, perché la signora Italia, quell'anno magico, aveva un sorriso che io poi non ho più visto fino all'arrivo di Conte. L'ho rivisto. Quindi io sono positivo e con quel sorriso succederà qualcosa di magico quest'anno. Poi, la bomba di ieri sera dell'amico giornalista di altissimo livello Salvatore su Hermoso mi dà un'ulteriore convinzione di una squadra, anche se ADL no, oggi Hermoso è sì, anche se ADL oggi dal presidente l'ha un po' mollato, però. E poi volevo chiedere, visto che abbiamo Massimo Colini, ma al posto di Zielinski proprio nessuno? Ne abbiamo appena parlato, sono in fase di valutazione la rosa, io credo che possa arrivare un altro centrocampista, anche per quello che diceva il mister, per quello che diceva Gennaro. Secondo me, se Cajust non risponde in una certa maniera, Foloruscio comunque è da formare in quel ruolo ed è un grandissimo prospetto, e credo che non bisogna fare l'errore che è stato fatto con Gaetano per certi aspetti. Un altro serve, proprio perché c'è un detto. Grazie, forza Napoli. Ciao Pino, grazie sempre per l'attenzione e per l'affetto che ci dimostri. Allora, dalla regia cosa mi dicevate in cuffia? Che c'è il servizio, c'è il giro della nostra Ilaria tra i tifosi a Carciato. Ieri abbiamo visto tutte le attività nascoste, qualche imprenditore mancato come Gennaro Scarlato ha detto: perché non portiamo quelle porte gonfiabili sul bagnasciuga in spiaggia? Sai che bello sarebbe? Hai ragione Jenny, sarebbe veramente bello. E invece oggi si è parlato del protagonista di giornata, che è? Il nostro showman Aurelio. Aurelio in guisa papale tra i tifosi, vediamo. Ottavo giorno di ritiro qui a Di Maro, il presidente De Laurentiis tra i tifosi a firmare autografi. Sentiamo un po' loro che ne pensano. Eccoti qua, vedo una maglia autografata dal presidente che stamattina è stato tra i tifosi. Ho una curiosità, vorrei capire se tu hai detto qualcosa al presidente. Allora, sono stato fortunato perché si è fermato, mi ha autografato la maglia anche qui a Mafatica e gli ho chiesto di Lukaku e ha annuito.
Simone, ti abbiamo strappato i tuoi compagni di biliardino. Vabbè, il presidente ha firmato autografi stamattina, è stato tra i tifosi. Tu hai avuto modo di incontrarlo? No, perché ero nella tribuna laterale di là, essendo arrivato in ritardo, però si è visto che c'era un po' di movimento. La sensazione è, come sempre, il presidente è sempre una persona positiva, quindi lo ringrazio, personalmente lo ringrazio perché ha fatto tanto, sta facendo tanto e farà tanto per il Napoli. Io lo ringrazio sempre perché comunque per quello che fa per questa società è sicuramente tanto. Per ora è stato molto, molto silenzioso, ha fatto molto ma ha parlato poco, questo ho notato, cioè che ha fatto un cambiamento, che parla meno adesso. Il presidente lo conosciamo, può sempre cacciare qualcosa sotto che non... Ci può riservare il colpo a sorpresa, diciamo. Speriamo positivamente. Credono anche nelle sorprese, i tifosi fanno bene, abbiamo visto anche qualche somiglianza, hai beccato Lindstrom, l'aspirante Lindstrom, e poco prima chi c'era? Il gemello di Lindstrom? Sì, sì. Vabbè, il gioco delle Biancolino, somiglianze sì. Che facciamo. Ah, Biancolino, che salutiamo. Ormai sta stanco. No, ecco qua, eccolo qui, questo è il presidente che firma autografi. Capisci poco di calcio perché il tifoso gli chiedeva di Armoso. Quindi... E può succedere di tutto. Poi però dipende... ti lascia capire, no? No, ma poi dipende magari. In che momento sta Aurelio. In quella fase gli chiedi di Armoso e ti invita a pranzo. Magari. Lì stava così e ha detto tu non capisci niente di calcio. Allora, sta venendo giù il Trentino. Facciamo così, andiamo in pubblicità. Break, poi di rientro la solita clip emozionale con la musica scelta dalla nostra regia, infaticabile. E poi dopo, per quanto io lo so, purtroppo dobbiamo salutare vorreste, il Gennaro. No, vorreste rimanere qui fino a domani. E invece no, dobbiamo salutare anche il Gennaro. Andare a Terracina. Pubblicità. Fantastici, resta una delle cose più belle, una delle cose più belle anche di questa serata, anche la scelta musicale, quel bambino che avete pescato con la maglia dell'Argentina numero 10 e con i capelli, sembra il giovane Maradona. Giovane Pelusa. Esatto, complimenti ragazzi, bravissimi. Allora, secondo me la cosa più bella di questo ritiro sono i tuoi abiti. Ti ringrazio molto, bisogna saper scegliere nella vita e avere le amicizie tue. Quindi, Luigi Fusaro, lo salutiamo. Dal 1893, grazie di cuore Luigi, grazie a te, alla classe, allo stile che vi contraddistingue e ai tuoi collaboratori. Un abbraccio particolare ad Alessandra. Che non ti ricordi il cognome. La sala. grazie a voi. E noi siamo in chiusura, anche questa sera è andata, abbiamo provato a raccontarvi il Napoli in una giornata molto intensa che finirà probabilmente tra 2 o 3 ore. Voglio ringraziare Fabio Mandarini che firma per il Corriere dello Sport. Grande Manda. Grazie Silvio, buonanotte, grazie. Naturalmente Salvatore Caiazza, ciao buonanotte, Salva. Buonanotte. Vabbè, alla fine. Alla fine, esatto. Max, noi siamo sempre felicissimi quando ti anche troviamo, io. Lo sai, anche io. Ti vogliamo anche bene. Massimo Golini. Grazie. Italia Mele, ciao Ita. Buonasera. Mi raccomando, grinta e determinazione sempre, fino alla sorriso. Fine. E sorridi, e sorridi perché come dice Pino il tuo sorriso è benaugurante. E poi Salvatore Ambrosino, ispiratissimo, ex centrocampista e oggi ottimo allenatore. Grazie, buonasera. E Salva ha deciso già di lasciare l'eredità a chi probabilmente, noi glielo auguriamo, meglio di lui farà, che è tuo figlio. Quanto bello. Che si chiama? Andrea, grande Andrea, che è un esterno molto ispirato, anche lui, veloce. Che dire? Ci dispiace tantissimo. No, che dire, No, che dire. No, che dire.
Che dire? Ci vorrebbe quella musichetta, sai, finale. Un po' malinconica. Un po' malinconica. Un po' la camicia da quei cantanti degli anni. Andiamo con la malinconia, regia. Avevo la giacca, favore. Ma faceva troppo caldo, allora non l'ho indossata. Allora, Gennaro, ora torniamo seri. Gennaro Scarlato è un ragazzo speciale. Certe volte quando ha a che fare con lui, Max, no, a parte gli scherzi, gli dico: ma questo è veramente un buono, perché poi è una persona corretta. Sì. E dico: come ha fatto ad arrivare in Serie A? Vuol dire che aveva tanta di quella qualità che non potevano non portarlo in Serie A. Ecco, bravi dalla regia, bravi. Per fortuna che vado via, vado. Oh, ma Montervino questo attivo. Il trattamento non l'ha avuto. No, ma questo manda, è Chopin. Ma quando mandano in onda l'intervista doppia, ti faccio vedere che sono un vincente che ho vinto io. Stavo anch'io. Domani la mandiamo. Vabbè, Gennaro, senti, è stato un piacere. Il piacere è sempre mio, vi ringrazio. E ci mancherai perché sai, tu sei il bastone della mia vecchia. Ma ci vediamo, più. Grazie, è stato un piacere. Ti vogliono bene e ti dicono un abbraccio fortissimo anche da parte loro. A gentile richiesta. Che si sono trovati benissimo. Poi domani manderemo questo one to one Montervino Scarlato, domani sera, quindi da non perdere. Chi vincerà lo sapremo domani. Domani, va bene. Domani. Andiamo agli sponsor? Sì, salutiamo e ringraziamo tutti i nostri partner commerciali che sono l'Auto E, concessionaria DR a Napoli, MOMA per localizzazione H24, DS Glass, contenitori in vetro da oltre 70 anni, L2 Ceramiche, Studio Leone, Fruit Village, villaggi in Italia e all'estero, DTF Italia, nuovi sistemi di climatizzazione e riscaldamento, Luigi Fusaro Napoli, casa fondata nel 1893, Zoom Iguana, il più grande spazio dedicato agli animali, Carsel Tappezzeria, Alta Moda Automotive, Lello e Rocco, outlet grandi firme, Dorta SPA, la disinfestazione dal 1937, centro diagnostico Teo del dottor Giampiero Cangiano, Puerto Svago, franchising di agenzie di viaggio numero uno in Campania. Farmacie di Lullo, professionalità, cortesia e competenza al vostro servizio. Grazie. Grazie ai nostri amici sponsor. Vi ricordo semplicemente in chiusura che domani, anche domani, incominceremo in anticipo, quindi vi trasmetteremo la presentazione ufficiale della squadra alla piazza e ai tifosi, e immagino anche con la musica del nostro Decibel, amico Decibel Bellini, che farà capolino qui in Val di Sole, e poi a seguire dalle 21:45 ne parleremo ancora una volta da Di Maro. Grazie a voi tutti, alla platea che è rimasta fino a quest'ora, e ci vediamo domani. Buonanotte. Grazie, ciao a tutti, ciao Silver, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao.